siamo in piazza oggi proprio per dare un senso anche a questa data, che se no altrimenti diventa una commemorazione, perché sappiamo che l'aborto a livello mondiale in molte nazioni viene considerato un reato, attaccato appunto come illegalità, anche se ci sono naturalmente stupro oppure situazioni di grosso pericolo per la salute psicofisica sia della donna o della persona gestante complessivamente e del feto. Quindi dire invece che l'aborto, anche in realtà come quelle dell'Italia, dove esiste una legge che indubbiamente è frutto di una mediazione, non delle lotte femministe degli anni 70 che io mi sono pure fatta, e però di una mediazione fra clero e Stato che vede una marea di contraddizioni nella legge stessa, ma anche questa non viene, con tutte le sue contraddizioni, neanche applicata. Sappiamo che l'obiezione di coscienza è una delle armi principali, sappiamo che chiaramente in 11 regioni italiane siamo arrivati a un 100% di obiezione, nelle altre si arriva anche a 70, 65, eccetera. Quindi situazioni di una pesantezza che rendono chiaramente impossibile poi il, non solo l'IVG chirurgica, quindi naturalmente all'interno dei reparti, dentro gli ospedali, che considera sono meno della metà delle strutture ostetriche e ginecologiche in Italia, vede un reparto di IVG, e già questo ti dimostrano una delle tante barriere. E in più il discorso di non applicazione della legge 405 successive, ma anche delle disposizioni del Ministero della Sanità sulla RU 486, quindi anche sull'aborto farmacologico, che anche nella loro logica pazzesca naturalmente di distruzione della sanità pubblica costa molto 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 di meno rispetto naturalmente a quello che è il ricovero, eccetera. Eppure sappiamo che in Italia avviene in un 45%, proprio cercando di dare dei dati un po' allargati, di aborti con l'RU, ma ci sono regioni come l'Umbria, come le Marche, eccetera, dove si scende quasi a un 10%, e ancora un 8% avviene con i raschiamenti. Quindi ci sta naturalmente una situazione che, oltre a, come dicevamo, sui reparti IVG, vede poi anche la distruzione e la chiusura dei consultori, che sono strutture territoriali sociosanitarie, che sono laiche, chiaramente gratuite e universali, perché aperte a tutti, e al consultorio i minori, per fare una visita ginecologica, un colloquio psicologico, non hanno bisogno del famoso accompagnamento del genitore, e quindi gli spazi giovani previsti proprio nei consultori dovrebbero essere uno degli strumenti di risposta a quello che è la tragedia che leggiamo tutti i giorni sui giornali dell'aumento dell'isolamento, delle patologie psichiatriche, eccetera, nelle nuove generazioni. Ma è inutile fare le lacrime di coccodrillo e poi chiudere quelle che sono, oppure non permettere di utilizzare quelle che sono le strutture, pochissime ce ne stanno, però quel poco che ci sta e che effettivamente potrebbero dare una risposta a tutto ciò. Quindi ci sono una marea di discriminazioni, una marea di bugie, una marea di falsità ed ipocrisia rispetto naturalmente a questa loro normalità, perché per loro questa è normalità, ma in una società basata sulla violenza, sulla repressione e sulla guerra, perché questo è quello che sta succedendo, noi possiamo naturalmente soltanto rispondere mobilitandoci e lottando, e non soltanto cercando di riconquistare quello che ci siamo persi, ma pretendere molto di più, che sono un consultorio ogni 20.000 abitanti, che sono i reparti IVG vissuti naturalmente come aborto libero, sicuro e gratuito, ma anche umanizzato, dove effettivamente le lobby antiabortiste, che prendono ormai milioni di euro pubblici chiaramente in moltissime regioni con bandi per i centri alla vita, che te pretendono di, e ci sono più di 218 consultori privati che in tutta Italia, che vedono di fatto anche la gestione cattolica, la gestione delle lobby antiabortiste, che non dicono di essere un consultorio legato a loro, però di fatto una donna si ritrova a dover sentire appunto il falso, perché sono movimenti del feto spacciati come battito cardiaco, e purtroppo questo sta succedendo, è stato anche ufficializzato legalmente poi
col DPE, con il PRMM, il discorso dell'entrata di queste lobby antiabortiste poi anche dentro i consultori, quindi già esistevano, già ci stavano, già c'erano i loro consultori privati, adesso si continua a peggiorare naturalmente la situazione. Noi riportiamo anche tutte le assemblee che faremo a ottobre in più di 12 consultori di Roma e De Castelli, sono poi gli strumenti che tu devi proporre ai giovani, alle nuove generazioni, alle vecchie, senza naturalmente più limiti e neanche dubbi.